Questa sera parleremo di UFO. Dopo tutto quello che abbiamo sentito nelle precedenti trasmissioni, infatti, sembra logico chiedersi se è plausibile che esistano civiltà extraterrestri e che delle sonde intelligenti possano andare in giro per la galassia. Non potrebbe esserci allora un fondo di verità in certe osservazioni che vengono spesso fatte di oggetti misteriosi nel cielo? Le segnalazioni, come sappiamo, sono proprio tante, anzi tantissime, e alcune anche autorevoli. Lo stesso presidente Carter ha affermato anni fa di aver visto un UFO. Entriamo quindi subito in argomento e cominciamo proprio dall'avvistamento fatto dal presidente Carter. Il fatto avvenne nel 1969, quando egli era governatore della Georgia. Un giornalista scientifico americano, Robert Schaffer, di formazione astronomo e da anni specializzato nella ricerca ufologica, al punto che la NASA lo include nella ristretta lista di persone cui il pubblico si può rivolgere per avere informazioni sugli UFO, ebbene, Robert Schaffer ha compiuto un'indagine sull'avvistamento di Carter. Sì, quando Carter divenne presidente, della cosa si parlò molto. In quel periodo uscì una pubblicazione UFO con un gran titolo di copertina nel quale si leggeva «Ho visto un UFO», dice Carter. Il fatto era avvenuto qualche anno prima, nel 1969. Qui ci sono i dettagli che egli dava del suo avvistamento. Disse che aveva visto in cielo una luce che veniva avanti danzando, una luce che si trovava a circa 30 gradi sull'orizzonte e che non era forse più distante di 200 metri da lui, più o meno. Dall'inchiesta che io ho fatto, andando sul posto, è venuto invece fuori che ciò che egli vide in realtà era il pianeta Venere, che in quel periodo era molto brillante e si trovava esattamente nella posizione in cui lo descrisse. Ma com'è possibile che un testimone, certamente attendibile, possa scambiare il pianeta Venere per un UFO? Come può succedere? Beh, succede molto spesso. Per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, molte volte dei mitraglieri dagli aerei hanno sparato contro una luce che ritenevano fosse un apparecchio nemico, mentre in realtà era semplicemente il pianeta Venere. Ci sono dei casi anche di bombardieri americani che, ritornando dal Giappone, pensavano di essere inseguiti da aerei giapponesi, mentre si scoprì poi che si trattava appunto di Venere. Ma è possibile sbagliare così clamorosamente anche sulle distanze, come ha fatto Carter, giudicando vicina una cosa che invece è molto lontana? Beh, l'occhio può commettere seri errori di valutazione. Ci sono persino racconti di poliziotti che hanno riferito di essere stati inseguiti da UFO che in realtà sono risultati nient'altro che Venere o Marte. Del resto, anche la stessa organizzazione del dottor Hynek, che è il leader degli ufologi, ritiene che il 25% degli UFO avvistati siano semplicemente dei pianeti. Quindi è possibile sbagliarsi e anche Carter può essere caduto in errore. Ma se è ammissibile che Venere e gli altri corpi celesti possano indurre qualche volta in errore, la maggior parte dei rapporti di avvistamento in realtà descrivono oggetti che hanno tutt'altre caratteristiche e che non possono quindi essere pianeti. Se non sono degli UFO, di cos'altro può trattarsi? Ebbene, c'è una lunga lista di oggetti che possono essere scambiati per UFO. Nelle indagini fatte sia da scettici sia dagli stessi ufologi, risulta un altissimo numero di avvistamenti che sono stati poi spiegati con fenomeni naturali o con oggetti volanti terrestri. Può quindi essere utile per cominciare a fare un elenco sommario di queste possibili cause. Intanto, naturalmente, ci sono aerei e elicotteri. A volte può trattarsi di esercitazioni notturne e la direzione del vento può allontanare i rumori, rendendo la cosa più misteriosa. Poi ci sono dei rottami di satelliti o dei serbatoi che, rientrando nell'atmosfera, si infuocano come una meteora. Poi ci sono, naturalmente, i meteoriti. Una dozzina di volte l'anno ci sono piogge di meteoriti. Due piloti di linea nel Missouri affermarono di aver visto avvicinarsi uno squadrone di UFO che risultò poi essere una pioggia di meteoriti a 150 km di distanza. Ci sono inoltre i palloni sonda. Negli Stati Uniti, come in Europa, se ne lanciano centinaia al giorno. Essi salgono a grandi altezze e possono essere illuminati dalla luce del sole quando a terra è già scuro.
anche certi aerei sperimentali o certi prototipi ancora segreti possono essere scambiati per UFO. Non solo per la loro forma e velocità, ma anche perché le autorità militari interrogate su certi avvistamenti possono smentire per ragioni di segretezza. Per esempio, il famoso aereo spia U2, capace di volare ad altissima quota, rimase segreto durante tutta la fase sperimentale. La stessa cosa può valere per certi missili o satelliti militari. Oltre agli oggetti solidi, possono esserci naturalmente effetti elettrici nell'atmosfera. Ecco per esempio delle onde idromagnetiche, riprodotte in laboratorio, che sembrano proprio una formazione di UFO in volo. Un fenomeno di questo tipo, dicono gli esperti, può prodursi nell'atmosfera in certe condizioni. Ci sono del resto molte cose che non conosciamo ancora dell'atmosfera, dove possono verificarsi per esempio anche dei fulmini globulari. Ecco una bella fotografia scattata da un aereo dove si vede una strana palla infuocata che potrebbe essere un globulo di plasma elettrico. C'è poi un altro aspetto interessante che è stato spesso sollevato a proposito di UFO, le intercettazioni radar. A volte dei radar hanno segnalato un oggetto non identificato, magari per molte ore, laddove non ci poteva essere alcun oggetto conosciuto in volo. In certi casi si alzarono persino degli aerei per verificare. Gli esperti però sanno che a volte possono formarsi dei cristalli di ghiaccio nell'alta atmosfera capaci di riflettere il segnale radar. Altre volte, cosa meno nota, può succedere che in certe condizioni calde e umide il segnale radar incontri un'inversione di temperatura e venga distorto, andando a colpire per esempio una nave che sta navigando. Tutto ciò può apparire sullo schermo radar come un oggetto nello spazio non identificato. Del resto anche degli uccelli in volo possono riflettere un eco radar, uccelli migratori, anatre in particolare, e questo pone tra l'altro un problema per automatizzare certe stazioni radar in modo che siano capaci di funzionare senza un operatore. Il segnale infatti potrebbe trarre in inganno. L'elenco potrebbe continuare a lungo, naturalmente, ma questa breve lista è già sufficiente per suggerire che nel cielo vi sono fenomeni di vario tipo che possono essere scambiati per UFO, da testimoni in perfetta buona fede. Per questa ragione, gli stessi ufologi che conoscono bene questi problemi cercano di raccogliere prove più convincenti, più concrete, per esempio prove materiali come fotografie o film. I film in generale bisogna dire che sono di difficile interpretazione, la qualità dell'immagine è solitamente poco buona. E ciò che mostrano quasi sempre sono soltanto delle luci che si muovono nel cielo o che lasciano una scia. Però troppi oggetti, come abbiamo visto, si adattano a una possibile spiegazione. C'è qualche eccezione, tuttavia. C'è un famoso film ripreso da due coniugi che viaggiavano su un aereo e che con la loro cinepresa hanno filmato improvvisamente questa immagine. È uno strano oggetto a forma di sigaro che appare per qualche istante e poi scompare nel nulla. Si tratta di un aeromobile che non abbiamo mai visto prima. Essenzialmente ha la configurazione di un piatto, con due piani stabilizzatori ventrali e due dorsali. E se guardate il film, vedete che esso si gira sull'asse e finisce per scomparire. Beh, si può argomentare e discutere quanto si vuole, ma cos'è mai questo se non un oggetto aerotrasportato da una forza, probabilmente una forza elettrolitica, di qualche specie della quale non sappiamo assolutamente nulla. Non ha un comportamento convenzionale e neanche non convenzionale. Non c'è nessun apparecchio terrestre che possa apparire o comportarsi come questo. Queste immagini hanno suscitato molte discussioni e ancora oggi vengono presentate come un documento sconcertante. Purtroppo, nell'entusiasmo, si dimentica quasi sempre di presentare anche un altro documento che le spiega. Infatti una troupe televisiva della BBC decise di rifare lo stesso percorso con lo stesso aereo sedendosi nello stesso posto. Ed ecco le immagini che ne sono venute fuori.
Si trattava di una rifrazione ottica del cristallo del finestrino che faceva apparire un pezzo di coda dell'aereo. Ma se i film non sembrano dimostrare l'esistenza di astronavi extraterrestri, con le fotografie le cose vanno ben diversamente. Vi sono infatti moltissime fotografie che raffigurano straordinari oggetti a forma di disco, di sigaro, di cono, oggetti che hanno tutta l'aria di essere veicoli spaziali sconosciuti. Ebbene, Robert Schaffer ha studiato minuziosamente tutte queste fotografie in questi anni ed ecco le sue conclusioni. Devo dire che non ho mai visto sinora una fotografia di UFO che abbia qualche sembianza di autenticità. Parlo di fotografie in cui si riesca a vedere un veicolo o una struttura qualsiasi, perché ci sono molte foto che mostrano semplicemente delle luci nel cielo. E allora ciò potrebbe essere qualunque cosa. Ma le fotografie che mostrano dei dettagli sono deliberatamente false. È facile realizzare delle false foto di UFO? Sì, è abbastanza facile. Del resto devo dire che io stesso ho realizzato alcune false foto di UFO, non per prendere in giro qualcuno, ma semplicemente per mostrare quanto sia facile. Per esempio, questa foto sembra rappresentare un veicolo autentico, ma in realtà si tratta di un piatto di alluminio con sovrapposto un contenitore di formaggio. Ed è sospeso nell'aria? Sì, è sospeso con un sottilissimo filo praticamente invisibile. Quest'altra fotografia, invece, è una doppia esposizione di una sorgente luminosa scattata due volte in camera oscura e poi portata in esterno per fotografare lo sfondo. Quest'altra foto sembra rappresentare in modo impressionante un UFO. In realtà è un piatto di gelato alla crema con banana. Alla sommità c'è un po' di plastilina. Ci sono anche dei buchi che sono stati aggiunti per completare l'effetto. Quest'altra foto non è un trucco deliberato, si tratta semplicemente del riflesso provocato sull'apparecchio da dei lampioni che erano fuori dal campo visivo. Le luci si sono riflesse sulla lente e hanno provocato quest'immagine. Questa invece è una fotografia celebre, considerata autentica e pubblicata anche in certi libri. Molte persone hanno detto che questa immagine rappresentava veramente qualcosa di inspiegabile. In realtà quella che si vede qui è la Luna. E questa immagine misteriosa è semplicemente un piatto posato sulla mano di qualcuno e illuminato da un flash. Io stesso ho potuto replicare questa foto che era considerata impossibile da duplicare. In realtà, usando una mano, un piatto e la luna, si ottiene proprio questo risultato, con lo stesso effetto anche di scia. Ma quale ragione c'è per fare fotografie false? Per fare degli scherzi? Sì, per fare degli scherzi. A volte vengono presi sul serio e la cosa va avanti, anche perché c'è un mercato per questo genere di foto. Un sondaggio d'opinione mostra che la credenza negli UFO è in aumento e certi giornali quindi sono ghiotti di queste immagini. I loro autori, del resto, diventano rapidamente celebri e possono guadagnare anche dei quattrini. Qui ci sono pubblicazioni che pagano bene queste presunte foto di UFO. E sono molti i falsi che sono stati pubblicati in questi anni, per esempio su questa rivista. Ma è solo un esempio, esistono centinaia di foto. Io ho tutto un archivio in proposito. Qui questa celebre rivista riporta quella che viene presentata come una documentazione sugli UFO. Ebbene, in questa pagina, per esempio, si vede un'immagine che è chiaramente una nuvola. Qui sotto si vede un classico disco volante, ma se lei guarda bene, in realtà è un oggetto molto piccolo, perché si vede l'ombra sul terreno. E da quest'ombra si capisce facilmente che il disco era a pochi metri d'altezza. Si può anche dire quanto è grande questo disco, paragonandolo alla pianta che è vicina. Si tratta di un oggetto di metallo largo all'incirca 50 centimetri. C'è poi una foto celebre che di solito viene presentata col titolo «Squadroni di UFO in volo sopra il Campidoglio». Ma anche queste sono luci stradali, c'è un riflesso sulle lenti. Anzi, qui si vedono addirittura i lampioni. Queste altre sono ovviamente soltanto nuvole, anche se hanno un aspetto molto suggestivo. Qui sotto, invece, si vede una fotografia scattata da un finlandese che vive in Danimarca e che afferma di aver fotografato ben 37 volte gli UFO, ma riesce a farlo solo quando è solo, mai quando c'è sua moglie o i suoi amici. E questo è un vero peccato. Quest'altra
è stata spesso considerata autentica, ma in realtà si tratta di una foto ben conosciuta. È un piccolo oggetto sospeso ad un filo. Qui c'è ancora una nuvola. Alcune di queste altre foto sono così sfocate che è quasi impossibile capire cosa c'è dentro. Insomma, questa è la documentazione fotografica che presenta una rivista come questa sulla presenza degli UFO tra di noi, almeno per chi si accontenta. Naturalmente, anche se queste immagini possono trovare un mercato su talune riviste commerciali, gli ufologi esperti non si lasciano trarre in inganno da certe fotografie. Sanno benissimo che c'è un fiorente mercato di falsi, come in molti altri campi del resto. Ciò non inficia comunque le molte prove che esistono, a loro avviso, a sostegno dell'esistenza degli UFO. Ma quali altre prove materiali vi sono? Ascoltiamo colui che è considerato il leader nel movimento ufologico, l'astronomo americano Allen Hynek. Hynek è stato dapprima uno scettico e ha fornito la sua consulenza per molti anni al famoso progetto Blue Book, cioè l'inchiesta condotta dall'aviazione militare americana sugli UFO. Poi si è convertito in favore degli UFO, ha scritto molti libri sull'argomento e ora dirige negli Stati Uniti il Centro per lo Studio degli UFO. È stato tra l'altro il consulente del film Incontri ravvicinati del terzo tipo, anzi questa espressione è proprio sua. Ebbene, abbiamo ora migliaia di effetti fisici che sono stati osservati là dove la gente afferma di aver visto un UFO. Quindi, anche se non volessimo prendere in considerazione tutte le testimonianze umane, ma non dimentichiamo che tutti i processi in tribunale si basano proprio sulle testimonianze umane, esistono purtuttavia gli effetti fisici riscontrabili sul posto. Per esempio, buchi nel terreno, bruciature a forma di cerchio, rami spezzati, effetti sugli animali, eccetera. Purtroppo non abbiamo i fondi necessari per poter esaminare tutte queste cose in laboratorio. Credo che il vero modo di avvicinarsi al problema, quando ci sono questi incontri ravvicinati del secondo tipo, con effetti fisici, dovrebbe essere quello di andare direttamente sul posto e fare delle analisi. Il fatto è che la NASA e l'establishment dicono che dal momento che non c'è nulla in questi rapporti sugli UFO, essi ritengono che non valga la pena di occuparsene. E questo credo che sia un grave errore. Se Allen Hynek è il leader degli ufologi, a Washington c'è il leader degli scettici. È un esperto in aeronautica che da più di 13 anni compie studi e ricerche sugli UFO, scrivendo libri e articoli, indagando sul posto, interrogando testimoni, verificando cifre e dati. È ingegnere elettronico e animatore di un comitato scientifico che esamina criticamente i rapporti sugli UFO. Si chiama Philip Klass. Philip Klass, lei è considerato, come sa, il leader degli scettici sugli UFO. A suo avviso, in pratica, dopo tutte le indagini, si può parlare di prove concrete che questi UFO esistono? Che tipo di reperti ci sono? Tracce materiali o altri elementi di prova? Vede, il fatto è che a mia conoscenza non esiste un solo reperto, dico uno solo, che possa resistere a un'investigazione seria. Se noi avessimo trovato, per esempio, un calcolatore tascabile lasciato 30 anni fa da un UFO, avremmo potuto dire che era qualcosa che non poteva essere costruito sulla Terra. Sulla Luna noi abbiamo lasciato delle tracce inequivocabili. Se qualcun altro passasse di là, capirebbe subito che la Luna è stata visitata. Invece, qui sulla Terra, malgrado le migliaia di rapporti sugli UFO, non abbiamo mai trovato un singolo oggetto fisico che non sia di tipo terrestre, cioè qualcosa di estraneo alla nostra tecnologia, o che non sia frutto di uno scherzo. Gli avvistamenti di UFO, come noto, sono in numero impressionante. Negli ultimi 30 anni sono stati segnalati più di 75.000 casi nel mondo. Secondo certi ufologi, questo enorme numero di avvistamenti costituirebbe di per sé già una dimostrazione che gli UFO esistono, dal momento che tante persone li hanno visti. Ma l'argomento può essere naturalmente ribaltato.
perché questa straordinaria quantità di casi indicherebbe allora che la Terra è stata visitata non da una, ma da centinaia o da migliaia di civiltà extraterrestri. Anche il dottor Hynek è consapevole di questa obiezione. Beh, devo dire che in pratica uno degli argomenti che io presenterei se non credessi agli extraterrestri è appunto che ne abbiamo troppi di questi extraterrestri. Vede, io sarei felice se ci fosse una visita ogni 1000 anni anziché centinaia all'anno. Cioè, ce ne sono troppi e non troppo pochi. Appunto, tutto questo rende la cosa molto meno credibile. Sì. Ma vede, nel nostro centro UFO, io e gli altri miei collaboratori, non abbiamo alcuna teoria particolare. Ci limitiamo ad occuparci di questo fenomeno del nostro tempo. Riceviamo dei rapporti da 103 paesi del mondo ed esaminiamo questi rapporti per capire di cosa si tratta. Ma supponendo che si tratti di extraterrestri, per quale ragione, se hanno compiuto un viaggio così lungo per arrivare sino da noi, non si mostrano chiaramente? Se volessero farsi vedere, non avrebbero problemi. E così pure se volessero nascondersi. Ebbene, forse vogliono cominciare ad abituarci alla loro presenza. Probabilmente lei conosce il lavoro fatto dalla dottoressa Jane Goodall in Africa, con gli scimpanzé nella foresta, e si ricorderà che ogni giorno si è avvicinata un po' di più. Se fosse arrivata di colpo in mezzo a loro, cosa sarebbe successo? Avrebbe spaventato a morte gli scimpanzé. Invece li ha abituati poco alla volta alla sua presenza. C'è una cosa a proposito di UFO che non bisogna dimenticare. Le forze aeree americane si sono occupate a lungo di questi avvistamenti. Per ragioni di sicurezza, infatti, quando cominciarono le prime segnalazioni di UFO nel 1947, fu creato un gruppo di ricerca per verificare di cosa si trattava. Non soltanto per scoprire se c'erano gli extraterrestri, ma anche per accertare se per caso non c'erano nei cieli delle nuove armi o qualche veicolo sperimentale sovietico. Un apposito gruppo ha lavorato per ben 22 anni in quello che è stato chiamato il progetto Blue Book. Ecco le conclusioni di tutto questo lavoro nella dichiarazione di un portavoce del Pentagono, il maggiore Kenneth. Sì, le nostre forze aeree hanno studiato gli UFO per oltre 22 anni. E questa investigazione è finita nel 69. In quel periodo sono state condotte indagini su 12.500 rapporti. La maggior parte di questi casi, circa il 95%, erano facilmente spiegabili. Erano causati da meteore, aerei, riflessi di satelliti, pianeti, fulmini o semplicemente dei falsi. Non abbiamo mai trovato durante tutto questo tempo alcuna conoscenza scientifica che fosse al di là della nostra e non c'è mai stata alcuna indicazione di veicoli extraterrestri, né c'è stata alcuna indicazione che la nostra sicurezza nazionale fosse minacciata. Quindi, basandoci su questi fatti, verificati da studi scientifici condotti dall'Università del Colorado e anche dall'Accademia Nazionale delle Scienze, il progetto Blue Book è stato chiuso. Tutti i nostri documenti sono stati trasmessi agli archivi nazionali a Washington e sono naturalmente a disposizione di chiunque li voglia consultare. Dottor Hynek, lei è stato consulente del progetto Blue Book. Come mai le forze armate hanno detto che non c'era niente? No, essi non hanno detto che non c'era niente. Hanno detto che non influenzava la sicurezza nazionale. Lasciarono cadere il progetto perché per loro era diventato una patata bollente, c'era un problema di pubbliche relazioni. In quanto essi avevano fatto così tante dichiarazioni shock che la loro figura pubblica stava andando troppo in basso. E quindi vollero uscire da questa faccenda interamente. Tuttavia, ancora oggi richiedono ai loro piloti, in caso di eventuali avvistamenti, di fare rapporto. Dopo il 69 c'è stata qualche altra richiesta d'indagine? Sì, nel 1977 il presidente Carter ha chiesto ai responsabili della NASA se ritenevano che fosse il caso di riprendere gli studi sugli UFO. Essi esaminarono la cosa e riferirono al presidente che non vedevano alcuna ragione per riaprire queste indagini. Aggiunsero che se qualcuno fosse arrivato con delle prove concrete, essi avrebbero ripreso a investigare. Ciò però non è avvenuto. Dottor Klass, dei 12.000 casi esaminati dalle forze armate americane, circa il 5% risultarono non spiegati o non identificati.
Si tratta di casi misteriosi oppure è come nelle indagini giudiziarie in cui c'è sempre una percentuale di casi non risolti? Ebbene, essi dissero semplicemente, se avessimo più tempo e se avessimo più informazioni, potremmo spiegarli. Ed effettivamente, perdendoci un po' di tempo, è così. Io ho esaminato pazientemente i casi considerati più misteriosi, quelli che venivano portati ad esempio, come il caso di Bentwater, o il caso dell'RB-47, o quello di Socorro, nel New Mexico. Non c'è il tempo qui per entrare nei dettagli, ma hanno tutti, in definitiva, una spiegazione prosaica. Bisogna anche dire che le forze aeree americane avevano uno svantaggio. Per loro era imbarazzante dichiarare apertamente falsari coloro che erano sospettati di falso. Io invece non ho problemi e posso benissimo farlo, come nel caso di Socorro. Mai nessuno mi ha querelato. Ho spiegato nei miei libri come è avvenuto il falso di Socorro. Le misteriose tracce lasciate da un presunto atterraggio UFO erano uno scherzo per attirare turisti nella piccola città. Ecco, in proposito, ci sono molti scherzi o falsi negli avvistamenti UFO? Non molti. La mia valutazione personale è dal 3 al 5%. Ma il fatto è che in questi casi è molto difficile ottenere delle confessioni. Le farò due esempi. Ci sono delle ditte qui negli Stati Uniti che vendono delle mongolfiere di plastica di 3 metri di diametro, fornite di candele accese per l'aria calda e per l'illuminazione. Esse possono trasportare mezza libra di peso e quindi vi si possono appendere vari tipi di segnali o effetti luminosi. Un ragazzo una volta lanciò 9 di questi finti UFO, che poi caddero con rischi di incendio. È evidente che non si otterrà mai una confessione in casi come questi. Le faccio un altro esempio, ancor più significativo. Un mio vicino di casa, un ex pilota di aerei da caccia, mi ha raccontato che a volte venivano effettuate esercitazioni notturne che consistevano nel simulare l'intercettazione di un normale aereo di linea. Arrivati nel raggio di 5 miglia, i caccia però non dovevano avvicinarsi oltre e dovevano rientrare alla base. Ebbene, questo ex pilota mi ha raccontato che per fare uno scherzo spegnevano tutte le luci, si avvicinavano all'aereo di linea fino ad affiancarlo e accendevano di colpo degli speciali flash che si erano portati da terra. Poi passavano dall'altra parte e facevano altrettanto. Infine si ponevano proprio sotto la pancia dell'aereo di linea e davano un'accelerata con una lunga fiammata. Il giorno dopo si divertivano a leggere i resoconti degli UFO sui giornali. La cosa più interessante è che quando raccontai questo episodio in una conferenza, uno spettatore venne a dirmi che anche lui, quando era pilota, faceva lo stesso scherzo. Ecco quindi dei casi che rimarranno non spiegabili. Dottor Hynek, recentemente ho avvicinato molti scienziati che credono alla possibilità che esistano degli extraterrestri, ma non ho trovato nessuno, neanche tra quelli che preparano progetti per la ricerca di altre civiltà, che prenda sul serio gli UFO. Come mai? In gran parte perché non li hanno studiati. È una cosa strana, ma la scienza è piena di esempi di questo tipo, cioè di nuove ricerche che hanno incontrato l'ostilità da parte della scienza ufficiale perché queste novità non rientravano nello schema generale delle conoscenze scientifiche del loro tempo. È una cosa che è capitata spesso nel passato e in molti campi. Quando si parla di misteriosi oggetti che sorvolano i nostri cieli, si ha tendenza spesso a dimenticare che esistono persone che professionalmente scrutano in continuazione il cielo. Non soltanto gli astronomi, ma soprattutto i centri militari di ascolto spaziale. Queste immagini si riferiscono alla grande centrale sotterranea di Colorado Springs, dove è concentrato il sistema nervoso della difesa aerea americana. Qui sono centralizzate tutte le informazioni che provengono da ogni parte del mondo. 24 ore su 24, una rete planetaria di radar e di sistemi di ascolto spaziali sorveglia minuziosamente il cielo, pronto a segnalare qualsiasi nuovo veicolo o oggetto sospetto. È da questa centrale che si rileva subito l'entrata in orbita, per esempio, di nuovi satelliti sovietici. È qui che si seguono e si contano continuamente tutti i frammenti che girano nello spazio, rilevando qualsiasi spillo che appaia nel cielo.
Persino i piccoli frammenti che rientrano nell'atmosfera vengono intercettati e recuperati. Sembra dunque perlomeno strano che, mentre negli ultimi 30 anni ci sono stati oltre 75.000 avvistamenti di UFO da parte di passanti, qui nessuno sia mai riuscito a vedere niente. Se un veicolo o una sonda extraterrestre dovesse entrare nei nostri cieli, sarebbe probabilmente questo uno dei primi punti in cui si dovrebbe avvistare. A meno che, come sostiene qualche ufologo, i militari sappiano molte cose sugli extraterrestri e non le vogliano dire. Ah, nel corso di questi 30 anni al Dipartimento della Difesa hanno lavorato circa 35 milioni di cittadini americani e noi viviamo in una società molto aperta, quindi sarebbe stato impossibile tenere nascoste queste cose al pubblico. E in Italia cosa si dice al Ministero della Difesa? Cosa si pensa di questi periodici avvistamenti di UFO sulla nostra penisola? Chiediamolo al colonnello Gennaro Adamo, che è il capo ufficio documentazione dello Stato Maggiore Aeronautica. Già da qualche anno l'aeronautica è stata incaricata nell'ambito della difesa a studiare questi fenomeni. Più che di fenomeni parlerei di segnalazioni, perché purtroppo di fronte alla indisponibilità di dati certi di carattere scientifico non si può fare altro che esaminare queste segnalazioni. Il risultato, devo dire, è risultato inconsistente. L'esame di questi fenomeni non ha dato nessun risultato. Come mai gli ufologi o certi ufologi dicono che voi nascondete qualcosa? No, non è vero questo, per due motivi. Uno, perché è già da qualche anno che noi, l'amministrazione della difesa, distribuisce ai vari centri ufologici nazionali tutta la documentazione che perviene a noi. La seconda cosa è che se dovessimo nascondere qualcosa bisognerebbe raggiungere un accordo a livello internazionale per cui tutti i paesi dovrebbero essere concordi nel nascondere qualcosa. Quindi in Italia, in Germania, in Francia, in America, in Russia, ovunque. Niente. Senta, alcuni ritengono o sostengono che potrebbe trattarsi di armi segrete. No, vorrei dire una cosa, che su questo argomento l'amministrazione della difesa ha già dichiarato che il problema UFO è destituito di qualsiasi interesse di carattere militare. Ma laddove questi UFO dovessero essere armi segrete, io ritengo che i vari paesi non investirebbero più miliardi per studiare e costruire nuovi velivoli. Cioè, perché esistono già da 30 anni queste macchine straordinarie. Di UFO se ne parla anche da 40 anni, penso. E quindi sarebbe inutile continuare a studiare i progetti velivoli tradizionali. Sì. Lei ha mai visto un UFO? Sono oltre 27 anni che io volo e sono sempre stato con la testa in giro a guardare perché mi avrebbe fatto piacere scoprirne qualcuno. Devo dire che è molto facile confondersi vedendo dei fenomeni. Io sono stato personalmente testimone di un episodio nell'Italia meridionale, Venere, che in una certa particolare posizione pulsava per effetto di uno strato basso di umidità nell'atmosfera. Quindi anche un pilota sperimentato può essere indotto in errore? Sì, perché sono dei fenomeni, di fronte a questi fenomeni non è possibile parlare di esperienza o non esperienza, si manifesta un qualcosa che non ha mai visto ed era Venere che pulsava in modo particolare per effetto di una... si rifrangeva nello strato basso dell'atmosfera per effetto dell'umidità. Ma, dottor Hynek, lei personalmente ha mai visto degli UFO? Non ho mai avuto un incontro ravvicinato, ma in due occasioni ho visto degli oggetti che corrispondono alla definizione di UFO, cioè erano oggetti, erano volanti, e nessuno è stato in grado di identificarli. E questo faceva di loro degli UFO, perché, vede, la U di UFO significa solo non identificati, non significa che siano extraterrestri, anche se è una possibilità. E cosa sarebbero se non extraterrestri? Potrebbe trattarsi di realtà parallele, di iperspazio. Tutte le nostre principali religioni per secoli ci hanno detto che il mondo fisico che vediamo intorno a noi non è tutto il nostro ambiente. La Bibbia è piena di angeli e di demoni e il modo in cui essi esistono non è fisico. In altre parole, forse una delle possibilità è che gli UFO rappresentino delle intelligenze
che non sono fisiche. Non c'è ragione di credere che noi siamo le sole intelligenze in tutto l'universo. In un certo senso qualcosa di parapsicologico. Sì, può benissimo essere. Tuttavia, noi tutti al centro di studi UFO ci rifiutiamo di adottare qualsiasi tipo di ipotesi. Quello che facciamo è di studiare i rapporti. Ma quale che sia l'interpretazione, gli scettici affermano che mancano comunque le prove del fenomeno, perché questi avvistamenti di UFO si basano in pratica solo su testimonianze umane che possono essere soggette ad errori. E sappiamo bene a quanti errori di percezione o di interpretazione tutti noi siamo soggetti. Non ci sono cioè prove vere, ma solo racconti. Non interamente. Certo, ci sono le testimonianze, in primo luogo testimonianze umane, ma abbiamo delle osservazioni radar molto buone e delle buone fotografie. Per esempio, per quanto riguarda l'avvistamento fatto in Nuova Zelanda, descritto nell'ultimo numero della nostra rivista, l'International UFO Report, che a mio parere è il miglior giornale che attualmente si occupa di fenomeni UFO, ebbene, in quel caso abbiamo sia i film, i radar, e anche delle testimonianze umane. Per quanto riguarda questo caso, io sfido chiunque a spiegarlo in modo naturale. Ma sembra poco probabile che le cineprese e i radar riescano a registrare le immagini di angeli e di demoni. Sì, è vero. A meno che, temporaneamente, le altre intelligenze non facciano in modo da riuscire ad assumere delle apparenze fisiche. In parapsicologia c'è per esempio il caso del poltergeist. Il poltergeist è qualcosa che non è fisico per sua natura, ma quando agisce produce effetti fisici. Il poltergeist, ovvero sia il folletto rumoroso, è quello che agirebbe, secondo i parapsicologi, nelle cosiddette case degli spiriti, spostando lampadari e padelle. Bene, non entreremo nella parapsicologia perché questo fa parte di un altro documentario. Vorrei soltanto concludere dicendo che tutti questi avvistamenti e osservazioni, al di là delle interpretazioni che se ne possono dare di tipo extraterrestre o di altro tipo, non vengono però considerate attendibili alla NASA. E persino quegli scienziati che preparano un progetto per la ricerca di civiltà extraterrestri e che quindi sono molto aperti nel credere all'esistenza di altre intelligenze spaziali, anzi ne vanno proprio alla ricerca, bene, non prendono sul serio gli UFO, i rapporti che vengono periodicamente presentati, e si ritengono che la ricerca di altre eventuali intelligenze possa avvenire ma attraverso un paziente e serio lavoro di scandaglio dell'universo, e non credono a questi rapporti UFO che indicano già la presenza a migliaia di extraterrestri nei nostri cieli, anche se sono sempre pronti a esaminare delle prove concrete. Ho chiesto per quale ragione questi rapporti non vengono ritenuti attendibili al dottor Billingham, che è alla NASA, dirige proprio il dipartimento che prepara il progetto per la ricerca di civiltà extraterrestri. La ragione principale è che non c'è coerenza nelle storie degli UFO, ed è per questo che non spendiamo né tempo né denaro in questo campo. Non c'è nulla che dia alla comunità degli scienziati e alla maggioranza della gente qualsiasi ragione di credere che questi avvistamenti rappresentino una qualunque forma di visita proveniente da altri pianeti.